Troppo perde tempo chi ben non t'ama, dolce amor Gesù sovra. Nicolò Carponi viene da Firenze, come recita la sua mini biografia, è fiorentino del XIII secolo, perché anche per chi non conoscesse i Carponi, è una famiglia che ha una grande storia nella Repubblica Fiorentina, soprattutto nel XV secolo, che è il protagonista del nostro ciclo, in particolare di questa sera. Nell'ultimo appuntamento sulle guerre fluviali abbiamo approfondito soprattutto la prima metà del 400, dopo la panoramica generale sul secolo del primo appuntamento della rassegna. Questa sera possiamo dire che trattiamo la seconda metà del 400, concentrandoci su un anno cruciale, il 1478, che vide la più, diciamo, famosa congiura del Rinascimento, la congiura dei pazzi, che ebbe luogo a Firenze, diede origine a una guerra che si sviluppò principalmente nel territorio toscano, ma aveva nelle sue cause, nei suoi effetti, delle diramazioni estese nelle più importanti corti italiane e estesesi ulteriormente in importanti corti dell'Europa del tempo. Alcuni sviluppi sono emersi negli ultimi anni dagli studi proprio del Carponi, dell'autore del libro di stasera e di altri come Marcello Simonetta, che hanno approfondito anche i misteri nascosti dietro alcuni ritratti, ma soprattutto nei documenti d'archivio, quindi una solida e approfondita ricerca storica. E tra i protagonisti scopriamo dei personaggi notissimi comunque, se non perché vengono ricollegati alla congiura, ma per il loro essere icone del Rinascimento, noti in tutto il mondo come Federico da Montefeltro, Duca di Urbino, noto soprattutto per i ritratti che gli fece il grande pittore della Francesca, Sisto IV, che è meno noto di quella che fu la sua creazione, per cui almeno merito glielo riconosceremo, quello di aver dato inizio alla Cappella Sistina, anche se poi, come vedremo, una delle cause, uno dei motivi che portarono alla congiura fu anche le esigenze dettate dal nepotismo di questo pontefice, veramente rinascimentale in tutto. E infine vediamo un personaggio molto poco trattato, molto poco conosciuto, trascurato ingiustamente dalla diciamo storia più divulgativa, e cioè il re Ferrante o Ferdinando di Napoli, che possiamo dire per un certo periodo forse sognò di essere anche re d'Italia, poteva avere i numeri più per il potere, diciamo, che per l'effettiva realizzazione, però possiamo considerarlo forse il monarca più potente della penisola in quegli anni, e lo fu per più di un trentennio, quindi una figura poco conosciuta ma che ha avuto il suo ruolo. Io mi fermo qui, lascio la parola a Nicola Capponi e vi auguro un buon ascolto. Grazie Gio, grazie per la presentazione. Allora, cominciamo subito a dire una cosa. La politica si dice che è il secondo mestiere più antico del mondo e effettivamente nell'Italia 400 di persone che erano figlie di donne dagli affetti negoziabili abbondavano. Perché bisogna capire che siamo in un periodo di transizione, un periodo di transizione anche ideologico. Machiavelli non ha inventato nulla, anzi Machiavelli non si aspettava di dire niente di nuovo e si meravigliò che la gente se la prendesse per via del suo principe. E quindi non fece altro che notare quello che aveva visto. In realtà di principi machiavellici si può dire che già col 300 in Italia cominciano a emergere, e col 400 emerge anche un altro fattore, il distacco, non completo naturalmente, ma il distacco tra i canoni tradizionali, molto spesso religiosi, ma anche giuridici, che hanno più o meno condizionato la politica, diciamo, italiana, ma non solo italiana, per tutto il 300 e anche per la prima parte del 4. Perché questo? Bisogna andare a Firenze. Quando i Medici
diventano i primi cittadini di Firenze, cioè i leader di una clique, non si possiamo chiamare signori di Firenze nel 1434, sono i leader di una clique che controllano e dalla clique sono controllati. Ma il gruppo dirigente mi dice, soprattutto quello più vicino a Cosimo, parlo di Puccio Pucci, Luca Pitti, anche Pietro Salvi Neroni, hanno bisogno di qualche cosa che differenzi dagli altri, un linguaggio nuovo, e questo linguaggio nuovo è quella cosa che fino a quel momento era stata al margine e che noi oggi chiamiamo Rinascenza. Sì, perché ricordatevi che lo stesso anno in cui Masaccio dipinge la Cappella Brancacci, Lorenzo Monaco dipinge la Cappella Valtonesa di Beni, Santa Trinità. Lorenzo Monaco è completamente esotesco. Ma come, ma qui, ma non era detto che lo stile vero, come veniva chiamato, sopravvivesse. Aveva bisogno di uno sponsor politico. Questo sponsor politico lo trova in un gruppo dirigente. Questo, diciamo, questo linguaggio nuovo verrà poi portato a Milano quando, dopo la fine del Ducato Visconteo, abbiamo la Signoria degli Sforza. Ancora abbiamo il problema del linguaggio nuovo. Il linguaggio nuovo, e soprattutto c'è una cosa: il legame forte che si viene a creare tra Firenze e Milano. Perché? È molto semplice. Francesco Sforza, che era anche amico personale di Cosimo il Vecchio, dei Medici, amico come si può essere amici, perché in realtà in politica l'amicizia è una cosa un po' strana, bisogna intendere l'amicizia più come si intendeva all'epoca. L'amico non è quello con cui fare le bevute, l'amico è quello che ha con te dei interessi comuni, quello è l'amico, non il... Del resto, visto che amicus è legata alla parola amor, è il piccolo amore, cioè non è l'amore nel senso come... però l'amore non inteso come un movimento dell'anima, ma più che altro come pratica quotidiana. E l'amico è così. L'amico è quello con cui tu condividi qualche cosa. E che cosa condividevano Cosimo il Vecchio e Francesco Sforza? Francesco Sforza aveva una cosa che Cosimo voleva, ed era un esercito, perché Firenze non aveva un esercito permanente. Il nipote di Cosimo, Lorenzo, sarebbe lamentato che questa città non vuole pagare in guerra il prezzo della, in pace il prezzo della guerra, perché i fiorentini hanno il braccino corto, sono taccagni e soprattutto sono ciechi, come si dice in Toscana. Cosa ha Cosimo che a Francesco Sforza vuole? Cosa è? I quattrini. Perché gli Sforza, come nuova dinastia, ha bisogno di crearsi il consenso. E com'è che io creo il consenso? Posso darmi con concessioni territoriali, ma devo starci un po' attento, perché magari vado a danneggiare qualcuno che mi potrebbe in futuro far comodo. Sì, ogni tanto c'è qualche ribelle, ma non basta, bisogna pagare. E poi c'è la corte costa, che ricordiamoci è come tutte le spese, le festività, i grandi banchetti che noi consideriamo spese inutili, in realtà non sono spese inutili, sono delle spese colossali, ma non sono inutili perché sono una forma di deterrenza militare. Sì, perché io butto via 50.000 scudi in un banchetto, la gente vede, dice, cioè, buttavo via 50.000 scudi in un banchetto, chissà quanti ce n'ha altri per tirarsi un esercito. E i Gonzaga campano su questo per 300 anni, sul grande bluff che loro sono ricchissimi, che in realtà non lo sono, ma campano su questo. Per cui si viene a creare questa sinergia tra Firenze e Milano, soprattutto perché poi i milanesi spediscono a Firenze degli ambasciatori molto capaci,
Nicodemo Tranchedini è il più noto, ma ce ne sono altri, sono molto capaci e molto capaci anche nel fare gli interessi del loro padrone, e addirittura si mischiano nelle faccende politiche fiorentine con decisione, io stavo per dire con violenza, ma diciamo pure con decisione. Chi rimane escluso dalla pace d'Oli e Venezia, anche se ogni tanto ci rientra, poi ci riesce, poi ci rientra, poi ci riesce, perché i veneziani, cosa hanno interessi i veneziani? I veneziani hanno un interesse solo, che non si venga a creare una coalizione in Italia che un indomani potrebbe andargli contro. Per cui la pace di Lodi per i veneziani, tutto questo loro possono sabotare la pace di Lodi, lo fanno. Però dal 1463 al 1478 i veneziani hanno altre gatte da pelare. E la gatta da pelare si chiama Maometto II. Maometto il Conquistatore, con cui naturalmente una delle grandi operazioni di controspionaggio del Medioevo, quando Roberto Valturio, su suggerimento naturalmente del suo padrone, Sigismondo Pandolfo Malatesta, manda una copia del suo De Re Militari al sultano, i veneziani lo vengono a sapere, è appunto un'operazione di intelligence, usiamo la parola inglese, perché veramente ci sta, bloccano il corriere a Creta, e naturalmente il manoscritto finisce a Venezia, ma i veneziani non avevano nessuna intenzione di vedere il know-how, per usare un'altra parola inglese, un'altra frase inglese, in mano ai turchi, il know-how più all'avanguardia, come quello che era usato in Valturio, anche se, che poi Valturio ha avuto una lunga, faccio una piccola chiosa, ha avuto una grande fortuna. I disegni delle artiglierie di Leonardo sono tutti copiati da Valturio. Cosa ha di grande Lorenzo? Lorenzo è un grandissimo, ancora una volta, propagandista di se stesso. Lorenzo è uno che ti fa credere. E ricordiamoci che questa leggenda è campata a lungo, e campa ancora oggi. C'è ancora te Lorenzo, tutti che pensavano Lorenzo l'ago della bilancia. In Italia, a parte che di bilance ce n'erano tante e tutte erano comunque truccate, quindi non è che possiamo dire che Lorenzo sia questo grande uomo, questo grande statista, no, Lorenzo ha avuto una gran cosa che l'ha stata la sua capacità di promuoversi, e ha avuto poi un secondo fattore che gli storici non considerano, perché non amano considerare, perché non si può quantificare, però è importantissimo, e il fattore si chiama fortuna. Lorenzo, scusate, in francese, ha avuto più culo che salute per tutta la sua vita. Ha avuto anche la fortuna di morire al momento giusto. Quindi il Papa vede i medici come un guaio, come qualche cosa che possono interrompere o fermare le sue ambizioni territoriali per il nipote, prima cosa. Poi c'è Federico da Montefeltro, che Lorenzo chiama il nomio delle sue lettere al greco, no? Il famoso nomos, ma sempre un po' lo speciativo. Federico da Montefeltro ancora ha un problema. Federico da Montefeltro è bastardo. Ora, in tempi andati non sarebbe metà dei conti di Montefeltro. I conti di Montefeltro sono bastardi. Però la contea di Montefeltro, che è contea imperiale, passa per linea, una concessione, per cui può passare anche per linea illegittima, non ce ne importa nulla. È una concessione probabilmente talmente antica, è quasi tribale. Però a Federico questo sta un po' stretto e vuole di più. C'è tutto quello che lui passa il suo tempo a raccattare titoli. Viene fatto Duca d'Urbino dal Papa, riceve l'ordine dell'Ermellino dal re di Napoli, riceve la gerentiera da Enrico VI d'Inghilterra avendo pagato.
perché Enrico VI era impiegato alla guerra contro il cugino e aveva bisogno di soldi, per cui una cerrettiera va bene una messa, come si dice. E il duca d'Urbino, deriva appunto il vetro, ce l'ha coi Medici per motivi sia personali, ma ricordiamoci che nell'Italia del 400 non ci si può permettere di avere risentimento personale, non ci si può permettere, non è un, è un lusso, tu è politica, per cui tu non hai né amici né nemici, hai avversari o alleati di comodo. Questa è la realtà. Venendosi a creare questa situazione di anti-Medici, perché in realtà Lorenzo cosa aveva fatto? Lorenzo aveva fatto di tutto per bloccare l'accesso di Federico a Milano. Perché non voleva che lui ci si mettesse nel mezzo, no? Mi capite bene, allora si viene a creare tra il Papa, il re di Napoli e il Duca di Urbino una sinergia. Questa sinergia naturalmente ha bisogno anche di un agente interno, e l'agente interno si chiama la famiglia dei Pazzi, che è stata sistematicamente, nonostante siano sposati con i Medici, esclusa dalle più importanti cariche pubbliche. Girolamo Riario e Francesco De Pazzi si trovano nella stanza accanto, si guardano negli occhi e dicono sì, certo, il problema è che quello che succede, gli episodi che portano poi finalmente all'attentato del Duomo di Firenze, dimostrano non tanto l'impreparazione della gente, ma la fortuna sfacciata di Lorenzo. Perché Lorenzo avrebbe dovuto morire con suo fratello nel Duomo, se uno dei maggiori congiurati, che era Giovanni Battista Montesero, capitano Ventura, si fosse incaricato, come previsto, di accopparlo. Ma Montesecco dice no, finché lo devo accoppare a un banchetto, come era previsto, benissimo, in chiesa io non accoppo nessuno. Come? Prendono due preti, uno era laio della figlia illegittima di Jacopo De Pazzi, insomma, il capofamiglia, e l'altro era Stefano da Bagnone, tutti e due con degli sentimenti personali, uno era Volterrana, c'era stato il sacco di Volterra voluto da Lorenzo, quell'altro dalle Mire Medici, la Lunigiana, però sì, motivi personali, ma questi non erano dei killer di professione, cosa che invece il Montesecco, come comandante mercenario, sapeva dove tirare i coltelli. Montesecco. Ma è una cosa strana del Montesecco. Montesecco, come dicevano i cronachisti all'opera, fu spinto da motivi di pietà o altri motivi ancora. Marcello Simonetta ha recentemente scoperto quali altri motivi. In realtà il Montesecco, io l'avevo ipotizzato e lui l'ha scoperto, stava facendo doppio gioco. Stava negoziando chi gli dava di più. Il Papa gli aveva promesso qualche cosa, Lorenzo gli promette delle altre cose. Diciamo che Lorenzo, dopo la congiura dei pazzi, dopo la guerra della congiura dei pazzi, capì e stette buono. Ci provò un pochino dopo a fare qualche puntata, ma stette buono e capì una cosa, che sì, poteva anche a Firenze essere il maestro di bottega, come si diceva, ma per il resto d'Italia era un giovanotto con tanti quattrini, tanta ambizione, ma anche pure un po' bischero, come si dice a Firenze. Come la lettera di Federico a Montefeltro all'indomani della congiura disse, praticamente gli disse, con tutto, stavolta è andata bene. Ora ha imparato la lezione, sta buono. Ci vuole altri due anni, una guerra, perché Lorenzo l'imparasse, ma alla fine imparò. Grazie.